Buongiorno, mi presento, Sante Dotto, direttore progetti per la pubblica amministrazione di Consip. In questo ruolo io mi occupo di interfacciare le pubbliche amministrazioni che sono utenti dei nostri servizi, in particolare per quello che riguarda la gestione di procedure di gara, e che lavorano insieme a Consip nell'ambito di accordi bilaterali o di progetti di rilevanza nazionale, come ad esempio i progetti legati all'agenda digitale in partnership con l'Agenzia per l'Italia Digitale. Sulla situazione attuale degli investimenti che le pubbliche amministrazioni hanno fatto su piattaforme cloud, credo che la parte più rilevante, a parte sporadici casi di progetti pilota, che però hanno la caratteristica magari di non avere poi raggiunto una diffusione all'interno della pubblica amministrazione, ma magari sono legati a specifiche esigenze di qualche amministrazione di punta, ecco, mettiamola così, sul fronte delle tecnologie avanzate. Penso che i servizi in cloud acquisiti attualmente dalle pubbliche amministrazioni riguardino per lo più aspetti di razionalizzazione dell'infrastruttura tecnologica. Quindi penso a progetti che utilizzano tecnologie cloud, ma all'interno del dominio di singole amministrazioni, per realizzare ottimizzazioni, quindi virtualizzazioni di sistemi di elaborazione e di capacità di dati, di magazzinamento di dati, più che funzionalità di erogazione di servizi in cloud. Quindi siamo in una fase, peraltro riscontrata negli anni passati, nei modelli di maturazione delle soluzioni cloud all'interno delle organizzazioni complesse, in una prima fase in cui ci si rivolge alle infrastrutture tecnologiche per ottimizzare i costi di gestione e per rendere maggiormente fruibile, più facilmente fruibile potenza di calcolo, potenza elaborativa e spazio disco. Per quello che riguarda invece le gare che in realtà sono state aggiudicate, come dicevo, nel corso della seconda parte del 2015 e dell'inizio del 2016, alcune sono ancora in corso di aggiudicazione, stiamo in questa fase progettando insieme alle pubbliche amministrazioni e insieme all'Agenzia per l'Italia Digitale le modalità, diciamo, di utilizzo di questi contratti. Che indirizzano, come dicevo prima, una serie di tematiche. Quindi andiamo dalla parte di gestione delle infrastrutture con lotto di gara che indirizza quindi proprio servizi più tipicamente infrastrutturali, infrastructure as a service, come vengono etichettati questi servizi nel mondo cloud. Un esempio di utilizzo di questo lotto di fornitura potrebbe essere ad esempio quello di consorzi di piccoli comuni che decidono a parità di servizi applicativi di disfarsi della gestione di server fatte in casa, diciamo, e possono chiedere al fornitore, al raggruppamento di imprese che si è aggiudicato questo lotto, una gestione di un'infrastruttura virtuale in casa del fornitore, sulla quale viene installato il sistema informativo dei comuni consorziati, che quindi sostanzialmente esternalizzano la gestione dell'infrastruttura hardware del proprio sistema informatico. Un secondo lotto di fornitura, sempre su base nazionale, riguarda invece i servizi di sicurezza. Anche qui un esempio di utilizzo potrebbe essere l'adeguamento dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni per consentire l'accesso da parte di imprese e da parte di cittadini attraverso l'identità digitale SPID che l'Agenzia per l'Italia Digitale sta diffondendo. Questo è un progetto molto rilevante, molto importante, perché di fatto dota di una identità digitale univoca e
universalmente riconosciuta, ogni cittadino e ogni impresa, e quindi consentirà l'accesso a tutti i sistemi della pubblica amministrazione, attraverso questa unica identità digitale. Allora, è chiaro che un sistema informativo di un'amministrazione, non so, prendiamo l'INPS, che oggi offre, tra l'altro, nel caso specifico, un'ampia gamma di servizi già online a cittadini e imprese. Ecco, il fatto che l'INPS debba adeguare i propri sistemi all'utilizzo, all'accesso, per abilitare l'accesso di un'identità SPID, potrebbe essere fatto attraverso i servizi e le competenze resi disponibili con questo secondo lotto, così come su questo secondo lotto potrebbero essere acquisiti servizi legati a garantire i giusti livelli di sicurezza logica informatica ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, con tutti i meccanismi di antivirus, di firewall, eccetera, eccetera, che questi sistemi richiedono a seconda dei livelli di sicurezza che si intende garantire. Quindi lotto 2 è un lotto di sicurezza. Abbiamo poi il terzo lotto che riguarda la parte di interoperabilità dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e la parte dei dati. Sui dati ci sono molti ragionamenti che le pubbliche amministrazioni stanno facendo per abilitare importanti funzionalità legate all'open data, cioè alla possibilità di accedere, di rendere pubblico l'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni. E anche progetti che si stanno cominciando a realizzare per utilizzare a vari livelli e su diverse piattaforme applicative i big data, cioè i dati che rilevano per ciascuna amministrazione e risultano dall'utilizzo che cittadini e imprese fanno in rete delle piattaforme social. Questo è un aspetto dell'analisi dei dati ampiamente sviluppato ormai nel settore privato, in cui l'analisi di questi dati hanno un po' sostituito lo slogan dell'intervista che si faceva alla famosa vassaia di Voghera sull'utilizzo del detersivo prodotto dalla società, e quindi è la navigazione e l'utilizzo dei dati che si rilevano sui sistemi social e sulla rete per capire livelli di utilizzo di prodotti e servizi, criticità legati a questo utilizzo, manchevolezze o carenze da un punto di vista procedurale dei servizi messi a disposizione, sono tematiche che le pubbliche amministrazioni cominciano ad affrontare con queste metodiche, che ovviamente nel privato le società che offrono prodotti e servizi da tempo ormai curano, proprio perché la rete rappresenta una rilevante cartina al tornasole del livello di apprezzamento che questi prodotti e servizi poi, nel caso di società che vendono sul mercato, raggiungono da parte dei clienti, da parte degli utenti. Quindi big data, open data, interoperabilità tra sistemi informativi delle amministrazioni e cooperazione applicativa sono un po' i titoli, gli oggetti di questo terzo lotto di fornitura. Poi, spingendosi sempre in avanti, entriamo nel mondo dei portali, e quindi esiste tutta un'altra serie di prodotti e servizi legati alla costruzione di servizi in rete che le pubbliche amministrazioni possono mettere a disposizione delle amministrazioni corrispondenti, di imprese, di cittadini. Quindi entriamo nel mondo dei portali, entriamo nel mondo del front office, non solo a scopi di comunicazione e informazione, ma anche a scopi realmente transazionali. Citavo prima il portale dell'INPS, che forse è uno dei più ricchi di servizi in Italia. Ecco, lo sviluppo di portali di servizi di questo tipo può essere realizzato utilizzando questi contratti. Ancora andando avanti, ci spostiamo invece sul fronte delle applicazioni, e qui le gare realizzate consentono di acquisire servizi, piattaforme, e qui già siamo sul software as a service, cioè sull'utilizzo con modalità cloud di queste applicazioni, quindi
se possibile, senza installare codice su data center della singola amministrazione, ma utilizzando data center messi a disposizione dal fornitore che si aggiudicherà questi lotti. Questa è una gara in particolare ancora in fase di aggiudicazione. Questi servizi comprendono una parte di moduli e di piattaforme tipiche di sistemi ERP, quindi parliamo di controllo di gestione, gestione del personale, contabilità e così via, e una parte legata invece a procedure di dematerializzazione, che dovrebbe essere quella parte in cui, come dicevamo prima, potrebbero trovare competenze, soluzioni non solo informatiche, ma anche amministrative e di processo, le amministrazioni che volessero ripensare in una chiave totalmente digitale la revisione di alcuni modelli di servizio, di alcuni servizi, di alcune procedure legate appunto ai servizi che offrono a cittadini e imprese.